Sembra che sono. Allora, come dicevo in precedenza, ci manca che non si dia dei soldi indietro. Tra i privilegi della realtà vergognosa c'è stato anche questo. Per un'azienda di scarpe marchigiane, siamo a Fabio, ho ricevuto un contratto di segnale per due concorsi che ho fatto a Piero Sudano, cioè Alessandro Mauro nel ruolo del regista, Mauro Bevacqua nel ruolo dell'autore, cioè per gli assoluti killer spontanei, però ci hanno dato dei soldi per andare a Los Angeles a firmare sei corti che gireremo nella seconda metà di settembre. Quindi in questo viaggio io sono andato a fare una cosetta scouting location, cioè andare a vedere i posti dove gireremo. Ho avuto la possibilità di entrare a casa di Jimmy Gosling, qualche telecronaca cerchiamo di farlo vedere, perché con lui si parla via satellite, e lui fa una domanda e lui ti risponde forse per 6 secondi. E non è una questione di lingua, perché questo lo fa anche con la lingua, quindi quella casa è la casa dove è girato uno dei film cult della storia del cinema, cioè Il Grande Lebowski. Allora, nella storia noi vorremmo fare un video girando il Grande Lebowski come la casa di Jimmy Goldstein, perché è una casa da James Bond anni 60, in 60 le stanze da letto hanno le pareti in vetro che danno sulla valle di Los Angeles, perché loro si addormentano guardando le luci di Los Angeles senza niente. Io passo di c'è una rossa di 1,90 con una rossa di 1,80, una di fianco all'altro, e dice, queste sono uscite con Chihuahua, perché Santa Chihuahua non sei nessuno, ad esempio. E ci ha salutato, decidente. Andiamo in stanza sua, c'è la collezione delle sue giacche, già scavalli, quelli che ha, e in più le cravatte, ne va a 1000 giù, come titolino. E ne mette una. Un personaggio troppo irripetibile, speriamo di riuscire a filmarlo o che firmare a casa sua, che è una roba che non ci crede. La casa è 150 metri a nord della casa dove nel 1972 Charles Manson, nella sua 70 anni, massacrando la moglie di Roman Polanski, Sharon Tate. Le case attorno a quella, che valevano, non so, 10 milioni di dollari, per 2 anni sono valse un terzo. Lui, ovviamente, la comprata lì. Quando uno è così, è un personaggio di grande famiglia, tra i privilegi c'è stato una della casa. Se riusciamo a farla vedere lei, almeno potete via 2 minuti del vostro tempo su YouTube. Grazie. Grazie mille.